In una località dell'Italia centrale, il Duce, accompagnato dal capo di Stato Maggiore Generale, dai sottosegretari alla guerra e all'aeronautica, dall'ispettore dell'arma di artiglieria, dal capo di Stato Maggiore della milizia, dal sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito, ha ispezionato dei reparti corazzati, interessandosi minutamente dell'armamento e delle macchine. I reparti corazzati iniziano l'esercitazione a fuoco, seguita attentamente dal Duce. Ha quindi raggiunto un centro di addestramento per le unità di artiglieria e lungo il percorso ha passato in rivista un battaglione motorizzato della Polizia dell'Africa Italiana, dislocato nella zona dell'esercitazione. Al